Buongiorno a tutti, iniziamo oggi questo webinar realizzato all'interno del progetto Locations. Allora avremo le diverse presentazioni, inizierò io che sono Fabio Tomasi di Area Science Park con un'introduzione del progetto, assieme a me la collega Stefania Silvestri dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. Abbiamo in collegamento video da Ravenna Nicola Scalfella del comune di Livorno e del comune di Ravenna, e da Livorno abbiamo Giorgio Ambrosino di Memex Italia. Via via che sono le presentazioni, al termine della presentazione daremo la possibilità anche di rispondere alle vostre domande. Per fare le domande potete o scriverle in chat oppure alzare la mano e intervenire anche live audio. Alla fine di tutte le presentazioni avremo un momento di confronto generale. E quindi potrete fare ulteriori domande, contributi, fare eventuali vostre osservazioni, condividere le vostre esperienze. Tutto il webinar sarà registrato, quindi eventualmente avrete anche la possibilità di rivederlo in differita. Bene, allora io partirei subito con la presentazione, col mio primo intervento. Il progetto Locations è un progetto finanziato dal programma Interreg Med. E vede partner di 5 paesi europei, appunto l'Italia, ci siamo noi, Area Science Park, come coordinatore del progetto, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, il comune di Ravenna. In Albania abbiamo l'Albania Institute of Transport, l'autorità portuale di Durazzo, in Croazia l'Agenzia per l'energia del Quarnero, l'autorità portuale di Fiume, il comune di Zara. In Portogallo, Lisboa e Nova e il comune di Lisbona. In Spagna abbiamo Circe e l'autorità portuale di Malaga. Sulla partnership vorrei appunto far presente che questi sono i full partner. Poi avevamo come partner associato la presenza nelle città dove era presente il comune, l'autorità portuale, e nelle città viceversa dove era presente come partner l'autorità portuale, era presente come partner associato il comune. Questo perché ai fini del progetto l'avere a bordo il coinvolgimento attivo sia del comune che dell'autorità portuale era un elemento fondamentale. Qual è l'oggetto del progetto? Quando si parla di crociere, una delle immagini che può venire in mente è questa di vacanze sul mare, posti bellissimi, andare a dormire la sera e svegliarsi il giorno dopo in un altro posto. Dall'altro, un'immagine che spesso viene associata al turismo crocieristico è un'altra. Spesso il turismo da crociera viene criticato per i suoi impatti. 2 settimane fa a Malaga abbiamo avuto un convegno internazionale a cui era presente anche l'associazione delle compagnie delle navi da crociera, quale ha risposto un po' alle critiche che venivano mosse al turismo da crociera, evidenziando che è un'industria che sta facendo notevoli progressi in termini di riduzione dell'impatto ambientale, con motori sempre più efficienti, con una qualità delle acque reflue che vengono immesse in mare, che è per lo più spesso di qualità superiore alle acque reflue che vengono emesse dalle città che ospitano le navi da crociera. E citando un altro dato, circa il 30% delle navi da crociera che navigano sui nostri mari è predisposta per collegamento alla rete elettrica, e solo il 2% dei porti che le ospitano in realtà è predisposto. Ma
Il progetto location ha un focus ben più specifico che riguarda l'impatto che l'arrivo delle navi da crociera ha sulla mobilità urbana. Spesso l'immagine che noi troviamo sui ai moli dove attraccano le navi da crociera è una distesa di autobus che attendono i croceristi per portarli a fare diverse escursioni. Questo è un po' l'immagine tipica. Quello che abbiamo visto è, pur essendoci un'enorme varietà di situazioni, e spero che l'incontro di oggi possa darvi appunto contezza della varietà delle situazioni e delle soluzioni che si possono adottare, quello che abbiamo visto è che l'impatto dell'arrivo delle navi da crociera non ha un impatto notevole sulla mobilità in termini generali, ma tende ad impattare su alcuni punti critici sui quali appunto conviene andare a lavorare con azioni specifiche. L'approccio che abbiamo seguito si basa sulla stessa metodologia indicata dalle linee guida europee per i PUNSA, per cui con un approccio circolare, l'importanza di fare un'analisi accurata della situazione esistente, di quali sono le problematiche di tutti gli attori coinvolti, un'importanza fondamentale data anche ai processi partecipativi con il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder coinvolti, quindi la fase di stesura dei piani e quindi una fase di monitoraggio costante degli sviluppi, perché come per i PUNSE è fondamentale avere un sistema di indicatori che permetta di verificare il raggiungimento dei risultati. E l'attivazione anche delle risorse finanziarie, in quanto il progetto Locations aveva all'interno del suo budget fondi per investimenti in infrastrutture, quindi era fondamentale che i partner individuassero le risorse finanziarie da attivare per la realizzazione dei piani stessi. Qui vedete una strutturazione più di dettaglio delle fasi del progetto. Sulla base dell'esperienza che abbiamo raccolto, abbiamo identificato 14 pacchetti modulari. I pacchetti modulari sono delle azioni, non sono delle mere descrizioni di best practice o delle attività che sono state fatte, delle attività dei partner, pur basandosi sull'esperienza maturata, ma abbiamo astratto questa esperienza per individuare delle azioni tipo a cui le città possono trarre ispirazione per realizzare i propri piani. Insisto sul fatto di trarre ispirazioni, perché sarebbe bello pensare a questi 14 pacchetti modulari come della sorta di mattoncini Lego che basta semplicemente combinare e mettere assieme per fare il proprio piano, ma in realtà la diversità di contesto, di condizioni, fa sì che queste azioni necessitino di un'azione di adattamento a quelle che sono le necessità e il contesto locale. Queste azioni, non, a vederne i titoli, probabilmente per la maggior parte di noi o di noi non sono totalmente nuove, ma sono la descrizione di come azioni tipiche che vanno a inserirsi all'interno dei PUNS debbano essere adattate alla tematica specifica della mobilità legata ai passeggeri e agli equipaggi delle navi da crociera. A livello di progetto abbiamo lavorato a promuovere l'esperienza maturata presso altre città dell'area Med, coinvolgendo 11 nuove città sia paesi partner di progetto che presso ulteriori paesi. Questo è l'introduzione. Adesso andremo a vedere le
L'esperienza concreta delle città partner che sono state coinvolte attivamente nel progetto, abbiamo tre situazioni abbastanza diverse sotto diversi punti di vista, vicinanza del terminal rispetto al centro città e anche rispetto al grado di maturità del PUMS e del piano, perché noi abbiamo due città partner che sono appunto Ravenna e Trieste. In entrambe di queste il piano sviluppato da Locations è stato finalizzato. Situazione diversa rispetto al grado di maturità del PUMS, con Ravenna che l'ha approvato, Trieste che è la fase di sviluppo. Poi abbiamo Livorno che è appunto una delle città replicatori, quindi si è aggiunta dopo rispetto alle altre due, che ha appunto il Low Carbon Transport Plan, come viene chiamata i piani che stiamo sviluppando all'interno di Locations, in fase di ultimazione ed è stato avviato da poco il processo di definizione del PUMS. Spero che questa diversità di situazioni permetta di illustrare bene qual è la complessità e le possibili articolazioni della problematica e anche di poter vedere come poi questo va a integrarsi col piano di sviluppo dei PUMS. Passo quindi la parola al collega Nicola Scanferla del Comune di Ravenna. Buongiorno. Bene. Allora, spero che vediate il mio schermo. Riuscite a vedere il mio schermo? Sì. Lo riuscite a vedere la presentazione? Sì. Bene. Allora, buongiorno a tutti. Nicola Scanferla da Ravenna, ha anticipato Fabio la redazione del nostro Low Carbon Transport Plan, nasce all'interno del progetto Location, così come ha spiegato Fabio Tomasi. E è riuscito a raggiungere un grado di definizione che riteniamo, almeno per quello che ci riguarda, accettabile. Com'è in questo percorso hanno partecipato, oltre all'ingegner Merigo, che adesso lavora per un'altra amministrazione, l'ingegner Giorgia Rambaldi, che è qui con me, che vi saluta, e l'ingegner Guerrini. La strutturazione del lavoro che, così come avete visto e come anche Fabio vi ha illustrato precedentemente, si è articolata nella verifica di un'analisi di contesto e da un percorso partecipativo che, devo dire, nell'ambito di questo progetto è stato un po' il nostro fiore all'occhiello per il grande coinvolgimento che ha visto una grande partecipazione sia da parte di stakeholder che da parte di cittadini residenzi. Naturalmente l'analisi del contesto ha visto la redazione di sopralluoghi, rilievi e un'attività di pianificazione per la definizione delle potenzialità e dei vincoli, mentre il percorso partecipativo ci ha consentito la verifica delle problematiche che emergevano da chi ha fatto il percorso partecipativo, dalle esigenze e da numerose proposte che sono state veramente hanno dato un contributo particolarmente importante. Il tutto per definire al termine di questo percorso gli obiettivi e le strategie che ci hanno poi portato alla definizione del progetto. Per quanto riguarda l'analisi del contesto, questa è la particolarità del nostro terminal, dista dalla città, quindi dal centro storico, dal luogo nel quale i croceristi si recano, circa 15 km, un porto canale artificiale che è stato realizzato tra il 1700 e la fine del 1800 e lungo il quale
transitano per la stragrande maggioranza navi di commerciali. È in prossimità di un centro abitato di circa 1500 abitanti e di una grande area del Parco del Delta del Po, come potete vedere dall'immagine. Questo è il piccolo paese di Porto Corsini. Come vedete, il porto crocieristico è collocato nelle immediate vicinanze e quindi subisce tutto quello che è, questo è un po' il contesto che abbiamo graficizzato, sono un po' gli impatti negativi che sono tuttora subiti dalla piccola località, quindi congestione e inquinamento per il transito degli autobus in alcune fasce orarie durante i momenti di scalo delle crociere, che determinano ovviamente uno stress per i residenti che ci è stato comunicato. Naturalmente non ci sono in questo momento ancora sufficienti infrastrutture ciclabili e servizi per i cittadini. Il trasporto pubblico che pur presente, soprattutto nel periodo estivo, non è attivato in maniera peculiare per i turisti e è stata rilevata un po' una mancanza di informazioni alla base di quello che è lo scalo crocieristico. In questo contesto, naturalmente, nelle verifiche di contesto abbiamo effettuato dei rilievi di ingresso e uscite di transiti veicolari. Disponiamo di strumentazione mobile per poterlo effettuare. Questo lavoro è stato fatto per avere un'idea, soprattutto durante i momenti di attracco delle navi da crociera, degli effetti e delle ricadute che ci potevano essere. Come potete vedere dalla graficizzazione, il paese ha una rete stradale molto esigua. Questi sono un po' i vincoli che abbiamo rilevato. Come vi dicevo prima, il canale Candiano è un porto commerciale, quindi le regole delle navi commerciali prevalgono su quelle di tipo turistico. A seguito di richieste che sono state inoltrate anche dai cittadini, è stato ritenuto insostenibile una nuova infrastruttura ferroviaria per collegare la città al porto crocieristico. Naturalmente un'incertezza riguardo agli investimenti sul terminal da parte di soggetti terzi, la limitatezza della rete stradale, come vi dicevo, un grande impatto su quello che è l'ambiente naturalistico che circonda la località e naturalmente anche lo scarso interesse che in questo momento i crocieristi hanno nei confronti dei temi ambientali. Dal punto di vista delle potenzialità, la possibile presenza di un campo di golf, qualche volta le crociere fanno delle gite a terra anche tematiche, quindi questa poteva essere vista come potenzialità, un recupero, una valorizzazione di quelle che sono tutte le aree ambientali, come per esempio la Piallassa della Baiona, poco distante, che non ha niente da invidiare alla Camargue francese, il nuovo deposito di CGNL, anche questa è una potenzialità per tutte quelle navi che volessero, che avessero la disponibilità di motori alimentati con questo tipo di combustibile e naturalmente la riqualificazione della darsena di città, il terminale di porto al termine della nostra città. Per quanto riguarda il percorso partecipativo, vi dicevo, un grande lavoro comunicativo che abbiamo fatto nei confronti di tutti quelli che hanno partecipato. Qui vediamo, e non è una cosa da poco, essere riusciti a coinvolgere tutti questi enti, questi soggetti, vedete l'autorità portuale, l'ente parco, la forestale, e qui c'è tutto un elenco di operatori che sono stati quelli che lavorano, diciamo, anche le guide turistiche. Insomma, qui c'è un po' un elenco, forse neanche troppo esaustivo, però insomma, molti operatori. Il percorso ha visto, diciamo, un periodo che è stato anche piuttosto lungo. All'inizio tra febbraio e luglio abbiamo lavorato con i portatori di interesse, tra settembre e ottobre abbiamo fatto un'analisi di dati, dei rilievi e gli incontri per valutare insieme ai portatori di interesse quello che ne era venuto fuori.
Abbiamo somministrato durante il periodo di novembre-dicembre questionari ai croceristi, perché naturalmente soggetti coinvolte, chiamiamoli persone informate dei fatti, per poi finire tra dicembre e marzo il percorso partecipativo con i residenti della località di Porto Corseni. Qui potete vedere quello che ne è scaturito. Quindi abbiamo, a seguito degli incontri, come vedete, con gli stakeholder, sono state individuati gli obiettivi e le azioni prioritarie per la redazione del Low Carbon Transport Plan. Abbiamo effettuato meeting tecnici e incontri per naturalmente l'ottenimento di permessi e autorizzazioni con tutti i possibili enti pubblici coinvolti, ma dal percorso partecipativo vedete sulla destra l'interesse. Forse di più con questa slide che mostra l'interesse che i croceristi hanno dimostrato per i temi che gli abbiamo sottoposto. Vedete che abbiamo fatto una profilazione anche del crocerista, del turista. Molti di questi naturalmente lamentano o segnalano problemi di ridotta mobilità e quindi sono particolarmente interessati a questo aspetto, nonostante diciamo la ridotta mobilità non sempre si intersechi con l'elevata età. Con i cittadini invece abbiamo fatto durante gli incontri un'operazione, un'attività di geotagging che ci ha portato a rilevare, a visualizzare le principali criticità all'interno del centro abitato. Qui vedete che siamo riusciti con un sistema di post-it durante una delle fasi di partecipazione a porre diciamo il focus su alcuni problemi. Come vedete, pedoni e biciclette, gli spazi pubblici, la viabilità e la sicurezza, un po' questi sono quelli che sono venuti fuori. L'abbiamo fatto per gradi questo percorso perché abbiamo prima incontrato degli opinion leader individuati all'interno della località e poi aperto a tutta la cittadinanza. Queste sono un po' le priorità che sono scaturite. Come vedete, la sicurezza per i pedoni, naturalmente i residenti la ritengono una delle priorità maggiori, così come la ciclabilità e la qualità della segnaletica. Naturalmente la qualità dello spazio pubblico da mettere a disposizione per i residenti e tutta una serie di problemi che vanno anche dalla velocità degli autoveicoli, ma questo anche non necessariamente nei momenti di attracco delle crociere, piuttosto che la mitigazione dei bus che trasportano i croceristi o la qualità delle fermate del TPL. Le strategie per la sostenibilità e lo sviluppo del Low Carbon Transport Plan. Queste sono un po' le tre strategie che abbiamo sviluppato inerenti e sono migliorare l'accessibilità turistica dei punti di interesse nei pressi del terminal, migliorare la qualità ambientale nelle immediate vicinanze a Porto Corsini e anche nelle immediate vicinanze, migliorare la qualità ambientale delle connessioni tra il terminal e delle crociere e il centro di Ravenna. Queste sono un po' le azioni che sono state messe a profitto, quindi per quanto riguarda la strategia 1, la rete ciclabile a servizio del terminal, la segnaletica, un sistema di segnaletica dedicato alle biciclette perché ci sono le condizioni per poter sviluppare una rete di percorsi ciclabili da dedicare anche ai croceristi. Per quanto riguarda la strategia 2, naturalmente zone a 30 km all'ora, una diversa impostazione degli accessi e delle uscite dei bus, localizzandola su strade più adeguate in quelle poche presenti, e la possibilità di sviluppare anche un diverso, metodo di spostamento, uno attraverso il canale, questo già in fase, attivata già in questo momento, e anche una riduzione delle emissioni inquinanti attraverso innalzamento dell'asticella, portando la possibilità di far accedere solo mezzi che abbiano qualità emissive particolarmente elevate.
Questo ritorniamo un po' ai pacchetti modulari di cui parlava prima Fabio Tomasi e che giustamente, mi piace sottolineare quello che ha detto lui prima, vanno combinati a seconda delle necessità locali. È particolarmente corretto quello che ha detto, lo sottolineo, quello che ha detto prima Fabio, e tant'è vero che, come potete vedere qui, sono stati combinati a seconda del tipo di strategia nelle varie categorie, a seconda delle categorie, nei vari pacchetti modulari, così come si può vedere in questa slide che li riassume. Il valore aggiunto di tutta questa attività di pianificazione sta nel fatto che noi siamo riusciti a, questo è un grande valore che ha questo Low Carbon Transport Plan, il nostro Low Carbon Transport Plan è inserito all'interno di tutta l'attività di pianificazione che va dal piano regolatore del porto al piano urbano della mobilità sostenibile. Il Low Carbon Transport Plan fa parte del piano della mobilità sostenibile, quindi è un capitolo del nostro PUMS, e naturalmente abbiamo valutato ogni piano urbanistico per cercare di collegarlo, di collegare il nostro Low Carbon Transport Plan con tutti i piani possibili. Non ultimo quelli di valorizzazione delle aree naturalistiche e anche quelli che riguardano il trasporto pubblico di linea e quello che riguarda la rete dei percorsi ciclabili. Per quanto riguarda l'avanzamento e l'implementazione a tutt'oggi, naturalmente prima si parlava di financing, di funding, quindi di tutto quello che sono il finanziamento di queste opere, perché naturalmente tutto il percorso noi l'abbiamo toccato con mano durante la fase partecipativa, perché i cittadini, a fronte di una partecipazione importante, ci hanno sempre posto un quesito che era quello: bene, adesso abbiamo dato tanto, ci piacerebbe vedere i risultati di questa attività che noi abbiamo fatto insieme a voi. Ecco, è particolarmente importante la fase dedicata al finanziamento delle attività previste. In questo senso, noi abbiamo, per quanto riguarda le approvazioni, già avuto il parere favorevole del Consiglio Territoriale del Mare e abbiamo già approvato il PUMS, e all'interno del PUMS, vi dicevo, c'è il Low Carbon Transport Plan. La progettazione definitiva della principale infrastruttura necessaria per la valorizzazione di questi percorsi, che è la ciclovia Adriatica, è già partita. Una di queste parti riguarda anche il tragitto che collegherà tutta questa ciclovia con le zone naturalistiche. C'è un grafico alla base di questa slide che vedete: la ciclovia parte da Trieste e arriva fino a Santa Maria di Leuca. Facciamo parte del gruppo di progettazione che vede coinvolte tutte le regioni, e questo darà un grande valore aggiunto ai collegamenti ciclabili nelle immediate vicinanze del terminal crocieristico. Per quanto riguarda invece, dicevo prima, definizione delle risorse, in questa prima annualità, quindi 2019-2020, ci sarà l'approvazione del progetto, un primo step che riguarda il Low Carbon Transport Plan, con un finanziamento di 130.000 euro. Le azioni probabilmente riguarderanno la moderazione del traffico in una prima fase, verranno realizzate probabilmente già durante questo inverno per averle già dalla prossima estate. Per il prossimo finanziamento di 100.000 euro per un ulteriore step. Abbiamo un fondo che sta realizzando, che fa parte del GAL Delta 2000, sta realizzando gli interventi di segnaletica all'interno del parco per la valorizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali. Il progetto Moses, con il quale abbiamo collaborato, costo complessivo del progetto 1.175.000 in realtà. Per la realizzazione del servizio di e-bike sharing per i crocieristi o meno,
Abbiamo in corso un progetto Sutra con il quale realizzeremo un sistema di bike sharing a pedalata assistita che collegherà il porto crocieristico con gli altri tre porti della città, quindi quello commerciale, quello turistico e quello storico, diciamo. Abbiamo, come dicevo prima, il 30% sul costo totale del tratto di ciclovia Adriatica che interessa il comune di Ravenna, che è già stato scritto in un provvedimento del Ministero, verrà messo a disposizione per la realizzazione di opere. E, non ultimo, ma questo è una notizia che abbiamo appreso dalla stampa, il finanziamento di 5 milioni di euro da parte dell'autorità del sistema portuale per la realizzazione del parco marittimo e di tutta la sistemazione della zona del terminal portuale. Questo darà veramente il tocco finale a quello che è la sistemazione dell'attracco crocieristico. Questo è un po' il percorso che abbiamo fatto. Non è stato facile, non è stato corto, ma diciamo i percorsi partecipativi richiedono un'attenzione particolare a cui vanno, come dicevo prima, seguiti in azioni di finanziamento delle attività. Crediamo di essere addirittura d'arrivo per poter concludere, per concludere dico realizzare le opere che il Low Carbon Transport Plan ha previsto e quindi dare compimento a quello che è stato tutto il percorso che è partito dalla partecipazione al progetto Location e che ci ha visto poi redigere insieme ai colleghi questo piano e vederlo approvato finalmente quest'anno. Io con questo ho concluso, ringrazio tutti quanti dell'attenzione. Grazie Nicola. Ci sono domande da parte dell'audience, del pubblico? Potete appunto farle sia per iscritto tramite la modalità domande, sia potete alzare la mano e intervenire live e fare le domande o i vostri commenti a voce. Avremo comunque alla fine ulteriori sessioni di domande e di dibattito, per cui se magari vi viene in mente in seguito qualche domanda, basta che potete anche farla in seguito. Vi faccio presente che potete scaricare sia direttamente dalla piattaforma di GoToWebinar che poi in seguito dal sito del progetto Locations il documento che contiene tutti i 14 pacchetti modulari che anche le linee guida con tutta la metodologia seguita per i piani di sviluppo. Ecco. A questo punto io passerei la parola alla collega Stefania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che ci presenta il piano sviluppato, il Low Carbon Transport Plan sviluppato a Trieste in parallelo al lavoro fatto a Ravenna. La diversa realtà locale alla fine ha portato a identificare soluzioni. È un percorso leggermente diverso, anche se i punti di contatto saranno comuni. Quindi passo subito la parola a Stefania per entrare nel merito del piano di Trieste. Grazie Fabio, buongiorno a tutti. Appunto, sono Stefania Silvestri dell'Autorità di Sistema Portuale di Trieste e dell'unità progetti speciali, quindi principalmente ci occupiamo di progettazione europea. E in questo caso è stato bello poter partecipare a un progetto di così ampio respiro e quindi in questa fase siamo qua a presentare i risultati di quello che è stato il nostro percorso. Allora, appunto, come
già accennava Fabio, è stato importante secondo noi avere come partner associato del progetto il Comune di Trieste, quale ente responsabile competente riguardo gli aspetti della mobilità cittadina. In questo, come autorità portuale, nel voler implementare, nel voler diciamo, elaborare questo Low Carbon Transport Plan, abbiamo seguito semplicemente la visione di base dell'autorità di sistema portuale di voler portare avanti comunque delle strategie volte a un'incentivazione di soluzioni che siano soluzioni low carbon e quindi in tutto quello che poi è il lavoro del porto di Trieste, questo è stato un proseguimento di questa visione, di questa strategia. E nello specifico gli obiettivi sono stati quelli di estendere quindi appunto la nostra strategia no, applicata però al settore croceristico e con la possibilità di riuscire a sostenere l'amministrazione comunale con degli ulteriori contributi e delle ulteriori proposte in materia di mobilità sostenibile che vadano appunto ad allargarsi oltre che ai residenti, anche ai turisti, in questo caso ovviamente i croceristi, e che poi vedano la loro inclusione nel quadro più ampio del piano urbano della mobilità sostenibile. Inoltre, un obiettivo ulteriore è la capitalizzazione, quindi delle soluzioni low carbon che effettivamente verranno implementate tramite il progetto Civitasportis, di cui vedremo più avanti. Solo per farvi capire appunto il contesto cittadino, il contesto nel quale ci muoviamo della città di Trieste, non so se è ben visibile, però al contrario di Ravenna, direi, diversamente da Ravenna, il caso di Trieste vede un terminal crociere immediatamente attaccato al contesto cittadino, al centro cittadino. Questo crea ovviamente dei vantaggi rispetto alla mobilità, rispetto al crocierista che ovviamente si trova. Per il crocierista che si trova ovviamente direttamente nel centro, quindi attaccato e vicino a tutti i luoghi più importanti da visitare. Ovviamente allo stesso tempo crea dei problemi a livello di mobilità e nuove sfide che appunto il piano urbano e il progetto si pensano ad affrontare. Negli ultimi anni Trieste è divenuta un'importante destinazione turistica e anche un'importante destinazione crocieristica, quindi si sta crescendo in questo senso. E in più è importante anche sottolineare come a livello di città si sta comunque affrontando una sorta di rivoluzione anche in termini di mobilità anche per la nuova questione del Porto Vecchio, quindi un'area che consta di 60.000 metri quadri, che adesso che è in mano al Comune di Trieste diventerà, si mira a farla diventare, l'obiettivo è quello di farla diventare una parte attiva della città. Ovviamente l'inclusione di questa nuova area molto vasta è sempre una nuova sfida per il futuro cittadino. L'area di Porto Vecchio è situata, adesso dall'immagine non si vede, ma a destra della stazione centrale. Quindi si vuole creare una zona in cui si possa appunto accogliere questo tipo di sfide ed essere pronti. Quindi, insieme al Comune di Trieste sì, c'è la necessità di ripensare tutti i modelli della mobilità che vadano sia a favore di cittadini e di turisti. Appunto, come vi accennavo poco fa, c'è un'esperienza simile, quindi le misure
che abbiamo incluso nel Low Carbon Transport Plan del progetto Locations verranno poi effettivamente implementate tramite il progetto Civitas Portis, un Horizon Civitas Portis. All'interno di questo progetto il comune di Trieste appunto sta elaborando il piano urbano della mobilità sostenibile. Vedremo che appunto a differenza, come già accennato da Fabio, a differenza di Ravenna siamo in una fase diversa, nel senso che c'è ancora una fase di implementazione del piano urbano, però appunto si sta procedendo in questo senso. Quindi è importante ribadire il fatto che il low carbon ha uno stretto collegamento, una stretta sinergia con quelli che sono i piani urbani della mobilità. Solo appunto alcune informazioni sul piano urbano della mobilità e le sue fasi di implementazione, insomma, il percorso fatto fino ad ora dal comune di Trieste. C'è stata una fase di attività preliminari che sono state completate all'inizio di quest'anno e ad agosto di quest'anno quindi è appena stata conclusa la fase di raccolta dati attraverso quindi tutta una campagna di sondaggi, di analisi statistiche che hanno aiutato a prevedere degli scenari che siano validi e applicabili. Ci troviamo ora nella terza fase, quindi di implementazione, che dovrebbe concludersi alla fine di quest'anno, e per poi procedere all'ultima fase di approvazione prevista entro i primi mesi del 2020. Ritornando al Low Carbon Transport Plan di Locations, l'idea appunto era quella di, l'idea del progetto era quella di coinvolgere e di identificare e di coinvolgere i principali portatori di interesse per la redazione del Low Carbon Transport e in questo caso il Porto di Trieste ha identificato quattro stakeholder principali. Il Comune di Trieste, il Trieste Terminal Passeggeri, come appunto ente regolatore del traffico crocieristico, Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Trieste e la Confcommercio, quali importanti attori locali anche a sostegno dell'economia, visto che è un discorso che va anche a impattare, che ha degli importanti risvolti sull'economia locale, sull'economia del territorio. Queste sono state i principali momenti di incontro, sono trattati di incontri bilaterali anche per permettere al soggetto che si aveva di fronte di esprimersi in maniera libera e appunto di contribuire in questo senso con delle proposte, con dei suggerimenti a proposito delle misure da inserire nel piano urbano, nel Low Carbon Transport Plan, ovviamente da prospettive diverse. Quindi si è trattato innanzitutto di due giri di interviste, diciamo due momenti in cui i soggetti sono stati intervistati, due momenti diversi. E il Comune di Trieste, ovviamente, in quanto soggetto responsabile della mobilità sul territorio, quindi un soggetto con una capacità decisionale di policy making, il Terminal Passeggeri, quale concessionario del ente privato concessionario del terminal, e quindi in grado ovviamente di influire come regolatore, come movimentatore dei traffici. La Camera di Commercio di Trieste e la Confcommercio, quali enti di supporto all'economia locale e quindi per questo anche dovutamente inseriti nella stesura e nella redazione del piano. Solo appunto alcuni spunti per farvi capire dove ci troviamo adesso, a che punto ci troviamo. Queste sono le quattro principali azioni che abbiamo deciso di riportare e di inserire. La prima azione vede uno studio che si è concluso per appunto
appunto analizzare le soluzioni di trasporto pubblico, in questo caso era focalizzato sul treno, che i croceristi possono utilizzare per raggiungere il porto di Trieste, per raggiungere lo scalo croceristico di Trieste. Questa azione si è conclusa, vedremo dopo i risultati. La seconda azione è l'implementazione di un sistema di bike sharing per sviluppare delle nuove soluzioni di accessibilità che vadano sia dall'area del Porto Vecchio e sul waterfront, sulle rive cittadine, per appunto dare una soluzione di continuità tra queste due zone della città che si dovranno integrare in futuro. La terza azione è una piattaforma con delle informazioni utili sia ai cittadini che ai croceristi e turisti, con informazioni inerenti alla mobilità cittadina, poiché questo perché un'informazione che sia smart, che sia rapida, che sia chiara è fondamentale ovviamente per avere anche per poter sapere quali soluzioni migliori appunto prendere in questo senso. E la quarta azione è un'applicazione per il wayfinding nel centro cittadino di Trieste. Con la prima azione si mirava a identificare nuovi potenziali servizi ferroviari che potessero essere dedicati nello specifico alle esigenze dei croceristi, che debbano arrivare o partire dal porto di Trieste. E attraverso uno studio affidato affidato esternamente, le conclusioni riportano che oltre a nuovi servizi merci, effettivamente la struttura sarebbe capace di ricevere, di accogliere, di implementare nuovi servizi ferroviari che possano essere utilizzati da passeggeri, da croceristi in questo caso, e che permettano quindi loro di scegliere una modalità diversa, una modalità alternativa rispetto a quello che di solito viene offerto dalle compagnie. E lo studio è stato finanziato con i fondi del progetto e si è concluso lo scorso anno, a giugno 2018. Un'altra azione che abbiamo inserito nel low carbon transport è che ovviamente è in sinergia con la misura del progetto Civitas Sportis Promoting Soft Mobility, è l'implementazione di stazioni di bike sharing che vengono implementate nel centro cittadino e nell'area di Porto Vecchio. Il soggetto responsabile di questa azione è ovviamente il comune di Trieste, che sta finanziando il tutto tramite il progetto Pisus. L'azione mira a implementare in questo caso 12 stazioni lungo tutto, appunto, che vadano a coprire la zona dal Porto Vecchio al centro cittadino, e 130 biciclette, quindi tra biciclette tradizionali e biciclette elettriche. In questo senso anche il progetto Locations si è mosso anche in un'ottica di capitalizzazione, diciamo, dei risultati, nel senso che attraverso i fondi del progetto si sono riuscite ad acquistare 18 biciclette in più che andranno poi a far parte della flotta del comune di Trieste tramite una convenzione che è stata fatta tra l'autorità di sistema portuale e il comune, ovviamente con l'obiettivo di incrementare un certo tipo di soluzioni sia appunto per residenti che per turisti. Questo è molto importante perché alcune stazioni verranno anche una stazione verrà localizzata proprio di fronte al terminal passeggeri, quindi verrà specificatamente dedicata ai croceristi. La consegna delle biciclette e il lancio del servizio in questo caso è previsto a fine di quest'anno e appunto
è una delle azioni che sono state inserite, così come una piattaforma di infomobilità che anche questa andrà a vedere la sua implementazione attraverso il progetto Civitas Fortis. In questo senso, come già detto, è molto importante fornire delle informazioni che siano informazioni chiare, informazioni immediate al turista e al cittadino. E la ratio di questa piattaforma dovrebbe in questo senso costituire un unico strumento, quindi essere uno strumento completo, ma allo stesso tempo completo, integrato e che venga alimentata da informazioni di tipo diverso, quindi anche sulla qualità dell'aria, il traffico cittadino, quindi vari tipi di informazioni fornite da diversi soggetti pubblici e privati che alimentino la piattaforma, che costituisca un unico strumento utile poi all'utilizzatore finale. In questo senso si è pensato di costituire, di prevedere sia delle informazioni statiche che dinamiche, che quindi aiutino e forniscano all'utente finale uno strumento di pianificazione del proprio viaggio, quindi fornendo sia, diciamo, informazioni on trip che pre-trip e on trip, quindi una sorta di pianificazione in qualsiasi momento. Informazioni dinamiche, quali per esempio informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e che quindi riesca a indirizzare l'utilizzatore finale sia a anche a seconda ovviamente del proprio profilo, delle proprie necessità del momento. È importante che però in questo senso le informazioni siano armonizzate e standardizzate, proprio per far sì che ci sia un'immediatezza e una completezza del tutto. Appunto, verrà realizzata tramite i fondi del progetto Civitas Fortis e così come anche il servizio di bike sharing dovrebbe essere implementata e funzionante tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Come vedete qua abbiamo solo aggiunto alcune foto per far capire che tipo di visualizzazioni darà la piattaforma, quindi sia delle informazioni che possono essere sul tipo di cantieri che sono attivi delle aree dove si sta lavorando nel centro cittadino, che informazioni sulla disponibilità riguardanti gli stalli relativi al bike sharing, quindi che tipo in che zona le biciclette sono disponibili, ovviamente facilitando l'utente finale. Come detto, si tratterà quindi di sia di informazioni a livello statico che a livello dinamico. Ci saranno quattro macro aree. Una nello specifico verrà dedicata una sezione verrà specificatamente dedicata al turismo, con informazioni a livello statico che possono guidare il crocierista, ma anche con dei tour che quindi possono proprio essere considerati dal crocierista in quanto tour pensati proprio per periodi di tempo molto, molto brevi, che è quello che appunto il crocierista va poi a rimanere sul territorio appunto molto poco tempo. E l'ultima azione che abbiamo incluso nel Low Carbon Transport Plan e che deriva dalla piattaforma di infomobilità è l'applicazione per il wayfinding nel centro città, che anche questa trova una sua concreta implementazione tramite il progetto Civitas Fortis. Questa applicazione, appunto, diciamo, sarà collegata alla piattaforma e troverà due tipi di declinazioni, quindi verranno fornite agli utenti delle informazioni su degli itinerari tematici che sono stati individuati dal Comune di Trieste anche in collaborazione con l'Università di Trieste, che sono sette itinerari tematici nel centro cittadino, a seconda degli interessi ovviamente dell'utilizzatore, quindi percorsi itinerari religiosi, che
che riguardano l'architettura della città, sportivi, e si tratterà sia di percorsi fisici, quindi con totem e LG che guideranno il visitatore nel centro, che percorsi virtuali. Oltre alle informazioni quindi sugli itinerari nel centro cittadino, verranno anche fornite all'utilizzatore finale delle informazioni sulle soluzioni low carbon, quindi a basse emissioni, per raggiungere questi luoghi individuati come principale meta di turismo cittadino. L'applicazione, l'implementazione finale, così come per la piattaforma, è prevista per fine di quest'anno, inizio del prossimo anno. Anche questo ovviamente troverà una sua diretta implementazione tramite il progetto, così per ribadire lo stretto collegamento appunto sia tra i due approcci, tra i due progetti e tra l'approccio del Low Carbon Transport Plan e del PUS della città di Trieste. Quindi grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie Tania. Vediamo se ci sono domande da parte del pubblico. Ecco. Per chi si fosse collegato in seguito, ricordo che c'è la possibilità di fare domande sia per iscritto che di alzare la mano e quindi intervenire live. Se volete rivedere la parte che vi siete eventualmente persi, il webinar è registrato e tra un paio di giorni sarà disponibile online, comunque manderemo tutti gli iscritti una mail in merito. Passerei quindi la parola a Giorgio Ambrosino di BEMEX. Livorno è un caso diverso rispetto alle due città perché non era una delle città inizialmente partner di progetto, ma nella seconda fase del progetto di capitalizzazione e di trasferimento dei risultati, AliSense Park ha stretto un accordo di collaborazione col Comune di Livorno e quindi con il supporto di STIR e di MEMEX abbiamo iniziato a lavorare a un piano che è in fase di sviluppo. Quindi invito Giorgio a presentare il lavoro svolto. Buongiorno, spero Buongiorno. che mi sentiate e che mi vediate. Ora cerco di lanciare, non so se vedete ora la presentazione. Fabio, va bene? Non la vediamo ancora. Ora? Ecco. Ora? Sì. Scusate, la metto a tutto schermo. Ora può andare? Perfetto. Buongiorno, come ha detto Fabio, Livorno la città e il porto di Livorno sono state un'area di applicazione della metodologia di location e delle metodologie legate al low carbon transport. Il lavoro svolto è stato fatto in collaborazione con, come ha detto Fabio, con la società STIR e chiaramente con Area Science Park. I contenuti della presentazione sono i seguenti, sicuramente
dimostriamo lo scopo del lavoro, le fasi e le tempistiche. È chiaro che lo scopo del lavoro, come è stato detto nelle precedenti presentazioni, non possiamo non partire dall'analisi del contesto e dalle criticità legate a, diciamo, fra virgolette, dal momento che si parla di porti, della movimentazione dei flussi turistici dovuti alle crociere. Quindi a Livorno poi con un percorso partecipativo sono stati definiti alcuni obiettivi condivisi e alcune azioni di piano. Come le vedete qui, prima di tutto, per cui l'obiettivo principale è stato lo sviluppo di un piano della mobilità focalizzato sui flussi turistici. Faccio un'osservazione che penso che possiate condividere: delle volte a certi livelli dobbiamo parlare di mobilità, a certi altri livelli dobbiamo parlare di impatti sul traffico. E il lavoro svolto a Livorno era anche di andare a fare un focus su quali possano essere poi gli impatti sul traffico cittadino dovuti ai flussi turistici che in un modo o in un altro rimangono e attraversano la città. Come dicevo prima, come ha detto anche Fabio, lo studio è stato preparato in collaborazione con STIR e per Area Science Park, ma soprattutto in collaborazione con Area Science Park, soprattutto quando abbiamo fatto, dopo l'analisi del contesto, abbiamo fatto un primo focus group con gli stakeholders della città. E questo vuol dire sicuramente con il comune che ha collaborato e con i differenti uffici, che tutti sappiamo che non è solo il comune in se stesso, ma anche i dipartimenti della mobilità, del traffico, della vigilanza e soprattutto anche dei piani del commercio. Per cui praticamente nel focus group sono stati i vari uffici del comune, l'autorità portuale chiaramente nelle sue differenti dipartimenti, Porto 2000 che è la società che di fatto gestisce i servizi dentro il porto, e Porto 2000 è anche la società che gestisce il traffico degli shuttle che vengono usufruiti dai passeggeri che rimangono, fra virgolette, a Livorno. Quindi si è stato fatto un secondo focus group con i portatori di interesse, anticipato da meeting face to face, cioè con alcuni stakeholder leader come il presidente della cooperativa dei taxi, degli NCC. Siamo arrivati a un secondo focus group dove abbiamo discusso il 12 settembre la bozza del piano. E siamo in corso di rilascio della relazione finale del piano. Questo piano di fatto è un contributo allo sviluppo del piano sostenibile della mobilità, il cui processo è stato iniziato proprio questo mese dal Comune di Livorno. Per cui è un primo contributo rispetto a tutti i settori che il piano della mobilità va a interessare, per cui è stato molto apprezzato chiaramente perché è un piccolo tassello di quello che andrà a essere e speriamo il piano della mobilità urbana del Comune di Livorno. L'analisi del contesto operativo è chiaro parte dal ruolo del Porto di Livorno. Il Porto di Livorno, come anche veniva detto per Trieste, è in pratica allacciato alla città. Se vedete il puntatore, è di fatto questa è la città, e qui vedete i pir, i moli del Porto Livorno. Il Porto Livorno è un porto turistico, è uno dei chiaramente non grosso o comunque non con i flussi elevatissimi, ma uno dei porti più grandi d'Italia, un porto turistico merci, movimenta 750.000 TEU, è un grosso polo per lo smistamento delle auto,
delle rinfuse e ha una rilevanza, e questo è stato uno dei motivi che Aria Sciences ha focalizzato anche Livorno, perché è un porto di rilevanza non solo per i ferri, ma soprattutto anche per le crociere. Quest'anno sono stati all'incirca 500 scali con una movimentazione di 750.000 passeggeri. Di fatto, l'analisi del contesto operativo ha fatto riferimento all'inquadramento del porto e di flussi croceristici, l'analisi delle percentuali dei passeggeri che si fermano a Livorno o da Livorno vanno in altre località, come farò, come vedremo nelle successive slide. Qual è il contesto delle policy e poi un contesto di punti di forza e punti di debolezza del porto in riferimento alla mobilità dei passeggeri delle crociere. Questo era questo. Quindi è stata fatta un'analisi sia di desk, sia su osservazioni sul campo. Qui viene rappresentata la suddivisione delle modalità dei passeggeri rispetto, diciamo, alle crociere economiche, perché noi abbiamo visto anche una minima differenza di questo shift dei passeggeri rispetto alle crociere di lusso, no? Ma sono percentuali comunque paragonabili. Per cui di tutti i passeggeri a bordo rimangono in circa il 15% e degli sbarcati, degli 85% degli sbarcati, circa il 40% rimane a Livorno, e dopo sarò un po' più preciso. Gli altri, chiaramente, come voi sapete, il 60% va in altre località. Livorno chiaramente è la porta della Toscana e si apre su che cosa? Su due mete vicinissime, Lucca e Pisa, che siamo all'interno di 30 km e Lucca e di 15 km Pisa, e una meta ambita e vicina che è Firenze, meno di 90 km. E ancora e Siena un po' più distante sui 120-130 km, per cui abbiamo un 60% dei passeggeri che viene servito al 93% dai bus, cioè chiaramente, come voi sapete, dai pacchetti da bus sottobordo, e l'altro 7% circa viene servito sempre previo booking o booking sottobordo con i taxi e l'NCC. Abbiamo visto praticamente in un giorno nel quale sono previsti gli arrivi di tre navi crociere per un totale di 9.100 passeggeri. Abbiamo ripetuto queste rilevazioni per altri 3 giorni, che i bus turistici sottobordo erano 96, con 34 taxi e 33 NC, mentre nello stesso periodo, tra le 8 e le 1, ma soprattutto concentrati intorno alle 10 della mattina, abbiamo avuto i viaggi, 74 viaggi di shuttle bus. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli shuttle da sottobordo portano in centro città i turisti che vogliano o rimanere in città e visitare la città, o fare una auto-organizzazione di un giro con i trasporti pubblici, soprattutto il treno e i bus extraurbani, per andare a Pisa o andare a Lucca o andare a Firenze. Chiudo col discorso delle destinazioni turistiche. Quel 93% di bus che prendono sottobordo i turisti hanno quelle destinazioni che voi vedete sulla destra, ma quello che interessava a noi era capire che impatto questa
questi bus hanno sul discorso della circolazione del traffico urbano e di fatto questi flussi si dirigono verso la superstrada Livorno-Pisa-Firenze, in realtà viene chiamata FIP lì, e praticamente spero che voi vediate, cioè che anche il puntatore, ma praticamente i flussi dei bus turistici, diciamo, del pacchetto crociera sottobordo, di fatto attraversano il porto da aree interne e escono a nord della città, non avendo nessun impatto con il centro della città. Per cui una prima osservazione è che il traffico provocato dai turisti e dai bu e quindi da bus turistici prenotati che partono a sottobordo non incidono se non marginalmente allo stato attuale della circolazione. Mentre gli shuttle che servono questo 40% e nelle nostre rilevazioni nella mattina sono intorno ai 70, hanno una diciamo hanno un'influenza minimale rispetto alla situazione del traffico attuale. Qui vedete riportati i nodi principali se le navi attraccano a questo molo 75. I bus, spero che voi vediate la freccia anche, i bus fanno questo percorso e ritorno agli shuttle, o se attraccano in questi moli, escono dal porto e rientrano in città, fanno questo giro. Cos'è che abbiamo visto in realtà? Che il problema principale non è tanto che uno shuttle si aggiunge a livello del traffico cittadino, ma è in quanto al punto di arrivo di carico, scusate, di scarico e carico nel punto, diciamo, di arrivo e partenza degli shuttle che voi vedete qui rappresentato. Infatti, abbiamo a questo livello qui, abbiamo una grossa impatto sia a livello di traffico, ma anche di inquinamento, perché si vengono a avere una concentrazione di gli shuttle che arrivano e ripartono, il trasporto pubblico che qui è indicato come CTT, e qui questi bus turistici si intende il last minute. Cioè si intende che il turista scende dagli shuttle, è indeciso se rimanere a Livorno o ci sono dei grandi venditori che lo convincono a prendere il last minute bus turistico per andare nelle località che si è detto, Pisa, Lucca, Firenze e così via. Per cui abbiamo una compresenza di più veicoli di trasporto, elevata frequenza di arrivo degli shuttle, ma comunque con permanenza limitata che mostrerò con una slide successiva, e di fatto si fermano qui, ma abbiamo al contrario una lunga permanenza dei bus turistici last minute. E per cui abbiamo problematiche di utilizzo dello spazio pubblico, perché chiaramente qui siamo in questa c'è, cioè, siamo nella piazza del comune e chiaramente c'è anche il traffico privato, con il discorso un parcheggio dei taxi e un discorso di autobus, come dicevo prima, del trasporto pubblico, che nel caso di Livorno sono gestiti dalla società CTT. Faccio un esempio, questo esempio è il focus su Via Cocorano, dove vi avevo detto che è il punto di arrivo e di partenza degli shuttle che portano e riportano i turisti a bordo, da bordo a bordo. Per esempio, queste sono riportate due osservazioni che nella mattinata dalle 8
alle 11 i bus turistici che sostano in quest'area qui si sovrappongono con durate anche di 20 minuti e anche di 3 o 4 bus turistici last minute a livello di contemporaneo. E di fatto, come dicevo prima, abbiamo un blocco praticamente di questa arteria che è una delle principali della città. Quindi una considerazione che si deve fare non è tanto l'aggravio sul traffico, ma quanto la permanenza e il problema del punto di arrivo e partenza degli shuttle in concomitanza con i last minute bus turistici. Detto questo, è chiaro che questo è uno dei problemi. Sono stati analizzati tutta una serie, come hanno fatto vedere i colleghi di Trieste e di Ravenna, tutta una serie di azioni per prima di tutto migliorare l'integrazione tra porto e città, no? Per cui sono state prese in considerazione, ora come vedremo, tutte le modalità di trasporto, non ultima chiaramente, come hanno fatto vedere anche i colleghi, la ciclabilità e la pedonalità. È evidente che ci deve essere un'azione anche di miglioramento dei servizi di trasporto urbano e extraurbano a servizio dei crocieristi. Faccio un esempio, poi verrà ripreso, non ci sono a oggi ufficialmente servizi che da bordo vanno alla stazione ferroviaria. È evidente che poi tutti i piani si confrontano con i portatori di interesse, come tutti noi sappiamo, no? Per cui però questa è, per esempio, già una delle lacune che è emersa anche negli incontri di cui facevo riferimento prima. Poi è chiaro che ci sia il miglioramento, l'obiettivo di migliorare l'accessibilità turistica, accessibilità fisica e, come veniva riportato prima, anche accessibilità, chiamiamola virtuale, cioè accessibilità alle informazioni per poter migliorare sia l'esperienza turistica sia anche comunque l'informazione sui servizi che ci sono. Per cui di conseguenza sono state anche pensate delle azioni per migliorare le attrazioni, migliorare la visita della città, no? Ai luoghi culturali più di interesse e turistica. E quindi di conseguenza poi è evidente che, come diceva Fabio, nella nostra opinione, il problema che diceva Fabio dell'inquinamento provocato dalle navi, in parallelo ha anche necessità di capire che impatto le crociere hanno sulla città che le riceve rispetto dal punto di vista economico, no? Per cui sono state definiti gli obiettivi, le azioni principali e definita anche degli orizzonti temporali. Quale, come dicevo prima, contributo definiti insieme al comune e a tutti gli altri stakeholder che ho citato prima, quale comunque reale contributo all'analisi più complessiva che verrà portata avanti, come descritto prima anche per il caso di Trieste, nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile di Livorno. Cosa sono queste? Queste sono azioni. La prima categoria è il potenziamento delle infrastrutture, e c'è un progetto di realizzazione della nuova stazione marittima, ma evidentemente, come vedete da questa slide, è messo sul lungo periodo, lungo nel senso di un orizzonte di 10 anni. Mentre sicuramente c'è la possibilità, e con una riorganizzazione della viabilità portuale. Mentre ci sono azioni che possono a livello infrastrutturale sicuramente essere viste anche sui tre orizzonti, perché uno è la riorganizzazione della piazza del municipio Via Cogonano che vi avevamo fatto vedere, ma anche, come è stato discusso nei due focus group, la possibilità di spostare
questo hub in un'area molto più attrezzabile, come vi mostrerò nelle prossime slide. La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili può cominciare nel breve periodo, mettendo in sicurezza quelli esistenti e programmandone altri. Poi c'è l'obiettivo dello sviluppo e promozione dei servizi di trasporto per i croceristi, che chiaramente va a interessare azioni, diciamo, sia materiali che immateriali. La realizzazione di una piattaforma di wayfinding, come è stato descritto precedentemente, la promozione di progetti pilota di micromobilità elettrica e il rinnovo della flotta degli shuttle. Noi abbiamo visto e abbiamo discusso che chiaramente tutto il parco mezzi, parte del parco mezzi della flotta dovrebbe essere rinnovato, non c'è bisogno di pensare a un elettrico comunque da un euro 3 a un euro 6, forse c'è differenza, no? Più la promozione e l'ampliamento del servizio di bike sharing, o ancora meglio di renting, a livello urbano e a livello che con stazioni sicuramente nel punto di attracco degli shuttle. È stato discusso anche la possibilità all'interno del porto, però voi sapete meglio di me che ci sono complessità diverse. Allora è stato discusso che praticamente rientrerebbe nella realizzazione della nuova stazione marittima, nel quale allora si possano vedere questi servizi di ausilio. E quello che dicevo prima, mentre potrebbe essere pensato l'introduzione di un collegamento porto-stazione. In questo caso andiamo un po' nel dettaglio, cioè praticamente la nuova stazione marittima che collegherebbe l'attracco delle navi con il centro storico, perché vi dicevo che il porto di fatto apre su il centro storico di Livorno con tutta la riqualificazione del waterfront. Praticamente il progetto della Port Authority è un trasferimento di uno dei moli più ancora più internamente al centro storico, per portargli un minimo a non incidere direttamente sul centro. Poi c'è tutto il discorso della viabilità portuale, come vi dicevo prima, ma sono interventi, a parte il discorso della riduzione dei limiti di velocità nelle arterie sia portuali che subito all'esterno, sono praticamente interventi di lunga lungo periodo, perché devono essere fatti interventi infrastrutturali per la separazione dei correnti di traffico, per la messa in sicurezza di tutta la verità portuale all'uscita del porto, che comunque è sul nord, e il discorso proprio della divisione per la gestione dei parcheggi, dei passeggeri per le crociere che hanno base a Livorno, che quest'anno non sono tantissime, però sono abbastanza rilevanti, e il parcheggio praticamente dell'ordi, dei mezzi per le merci. Come dicevo prima, c'è un'ipotesi, qui c'è una figura per dare un'idea, un'ipotesi prima di tutto di riorganizzazione dell'hub di Via Cogorano, con la riorganizzazione del layout, un progetto di district design in sicurezza per gli attraversamenti pedonali e con sistemi di enforcement. Vorrei essere chiaro, molte volte con piccoli interventi si hanno grandi risultati. Come vi avevo fatto vedere prima nella foto in via Cogorano, potrebbe essere dall'inizio messa in sicurezza per i pedoni tutta quell'area lì, ma magari nelle mattinate, dove sono programmati gli arrivi delle crociere in via Cogorano, magari nei turni, sembra una banalità, ma nei turni dei vigili urbani potrebbe essere messo che la priorità sia proprio di stare in due o in tre in via Cogorano,
Non ho detto sistemi ICT e quant'altro, ma osservazioni che sono scaturite anche dai nostri focus group di buon senso. Quindi, come vi dicevo, la possibilità di realizzare un nuovo hub intermodale, sempre perché c'è un'area nei pressi del comune, comunque un'area già gestita, dove sono prevedibili anche tutti i diversi servizi a supporto dei turisti, quale bike sharing, micro mobilità, se nel 2025 sarà ancora confermato questa forma, non sarà regolata, con taxi e così via, come vedete rappresentato dalla figura. Poi, come detto prima, l'altro intervento riguardano soprattutto la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, sia rispetto alle banchine, ai punti d'arrivo dei croceristi, e anche un discorso di piste ciclabili. No, è anche una discussione con la Port Authority. Credo che l'esperienza di Trieste, ma anche l'esperienza di Ravenna, sa che con navi crociere provenienti dal nord, soprattutto dalla Germania, siamo anche a livelli di 200 sbarchi di ciclisti dalle navi, che devono essere accompagnati all'uscita del porto, perché il porto, essendo un porto merce e passeggeri, è chiaro che non ha ad oggi, ma non credo nemmeno nel futuro, una organizzazione tale da proteggere i ciclisti, per cui vengano organizzati dalla Porto 2000 delle carovane, no? Vengono organizzate sia delle carovane per l'uscita, sia del ritorno dei ciclisti. Poi, come dicevo, si diceva prima, e come è stato ben detto nella presentazione precedente, chiaramente è stata indicata anche il discorso dell'accessibilità virtuale con piattaforme digitali tipo Wayfinding, per mostrare le attrazioni turistiche, ma anche per l'informazione real time sui servizi di mobilità che ci sono, e l'integrazione anche con le altre piattaforme, no? È stato anche discusso che nei punti di attracco degli shuttle, dei punti di arrivo, e è un intervento sul breve periodo, di mettere supporti multimediali per dare tutta una serie di informazioni a ciclo continuo. Quello che dicevo sul discorso della micro mobilità, che è legato poi alle stazioni anche di bike sharing. Vi avevo accennato sul discorso del rinnovo della flotta. Dal Livorno Porto 2000 gestisce già il City Sightseeing, ma anche tutta la flotta, e hanno intenzione sia di rinnovare la flotta, ma anche di monitorare per capire le tempistiche movimento di percorso da sottobordo ai punti d'attracco, al punto di arrivo e sbarco dei turisti, con sistemi light basati su app che fa il monitoraggio del bus, no? Poi, come vi si diceva, è stato pianificato che rientrerà anche nel piano della mobilità sostenibile, tutta una serie di azioni di stazioni di bike sharing a limitrofe al punto di arrivo degli shuttle, no? E chiaramente con una valutazione dell'opportunità di un sistema prettamente dedicato ai turisti. Poi, come vi dicevo prima, manca un collegamento, cioè era stato esercito fino a 5 anni fa un collegamento diretto tra sottobordo e la stazione. Oggi non è più attivo, e è venuta fuori sicuramente l'esigenza di questi servizi,
è un'analisi che comunque bisognerà approfondire un po' di più, perché voi sapete che non sempre l'immaginazione combacia con poi modelli di business reali che possano sostentare certi tipi di servizi. E tutto questo è ripreso in un piano per la mobilità sostenibile dei crocieristi a Livorno, la cui versione Fabio sa benissimo, è in via di rilascio, con l'ultima versione che è stata rilasciata il 27 di settembre. Io vi ringrazio, se ci sono domande, spero di essere stato abbastanza nei tempi. Grazie Giorgio. Abbiamo una domanda specifica per Livorno da parte del pubblico. Se a Livorno è già stata organizzata una ZTL per gli autobus turistici? Posso rispondere? Non riesco a capire la ZTL per i bus turistici. A Livorno esiste una ZTL subito attaccata a quel focus che vi ho fatto vedere in Piazza Cogodano, e soprattutto dedicata chiaramente al trasporto pubblico. Però no, i bus turistici, se avete visto ora, chiaramente posso anche farvi vedere la slide. Non, praticamente la città viene lambita sia dagli shuttle sia dai bus turistici che di sottobordo escono direttamente. I bus turistici last minute interessano una o due arterie subito vicino al porto. Poi, non so se ho risposto, eh. Ok, grazie per il chiarimento. Poi ci sono delle altre domande che più generali, per cui invito anche gli altri relatori eventualmente a rispondere. Una riguarda soprattutto per quelle città che, come Livorno, ma anche Trieste e in qualche misura anche Ravenna, che a differenza di altre città che invece hanno anche un problema di congestione turistica, vogliono attrarre i passeggeri a fermarsi in città. Se esistono o sono previste anche delle misure di coordinamento con i servizi, visto poi che il calendario delle navi da crociera di solito è anche definito in termini di apertura di negozi durante il fine settimana o organizzazione di specifici di trasporto pubblico, in modo che non sbarchi i turisti e si trovino magari il centro chiuso o una città deserta. Non so se chi vuole intervenire tra i relatori. Posso? Prego. Questo è il discorso che facevo prima, quello quando ho fatto l'esempio che te e la macro area dell'inquinamento dovuto o diciamo alla realtà di un'economia che possa essere rinforzata dai flussi turistici, no? Sicuramente c'è un ruolo delle navi crociere, dei tour operator, di far rimanere meno persone nel porto di Livorno, no? Perché sono interessati a vendere tutto il pacchetto, no? Per Firenze, per Pisa. Lo dimostra anche una cosa, che il turista fai da te, cioè, tanto per capirsi, il turista che scende sottobordo, prende lo shuttle e arriva in quella famosa Piazza Cogorano, scende dallo shuttle e compra un biglietto della last minute per andare a Firenze, se al ritorno, per qualsiasi motivo, lo last minute, il bus last minute arriva in ritardo, la nave va via, perché non è nel pacchetto della nave. Se invece il turista è in ritardo, ma ha comprato il pacchetto del tour operator, la nave aspetta. Questo non risponde
alla tua domanda. Questo risponde al fatto che chiaramente c'è una forte pressione per la quale i turisti che prendono i bus turistico sotto bordo non la vedano nemmeno Livorno. Questo è il primo. Chi invece rimane su Livorno è un'operazione da concordare con le varie associazioni, che fatica a decollare per un altro motivo. Se voi andate a vedere i flussi, come abbiamo fatto noi, degli shuttle, cioè i bus che prendono sotto bordo e portano al punto d'arrivo della città e di lì li riportano a bordo, vedrete che verso mezzogiorno, l'una, sono pieni, perché tornano i turisti a bordo a mangiare a bordo. Non ho risposto tanto, ma noi lo studio fatto da Memes e Stir ha chiarito molto anche rispetto a questo filone dell'economia, no? Perché allora ci domandiamo, basta osservare, e poi mi chiedo, che se voi andate in giro per la città, è vero, ci sono anche delle vie vicine, insomma, frequentate da turisti, che sono, i negozi sono chiusi. Io credo che il commerciante abbia più chiaro il suo business. Se sta chiuso, c'è qualcosa che non gira. Ok, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire tra i relatori? Posso intervenire su questo aspetto che... Prego. No, volevo precisare una cosa. Abbiamo fatto un focus, un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria proprio in merito a questa, alla possibilità che i turisti possano godere almeno dell'apertura dei negozi, perché le crociere ovviamente arrivano sabato, domenica, quindi anche con orari differenti, quindi i negozianti si sono accorti dell'arrivo delle crociere anche dal punto di vista economico. Hanno registrato un buon incremento, un significativo incremento degli incassi. Questo bisognerebbe incrociarlo anche con la profilazione del crocerista, nel senso che ci sono tipologie di croceristi che amano il fashion, amano fare compere all'interno della città, e quindi il fashion italiano comunque viene visto con un certo appeal, e quindi l'apertura dei negozi, per quanto sia, contribuisce. Noi abbiamo avuto un primo periodo in cui si lamentavano le guide in merito alla chiusura dei negozi, perché gli stessi croceristi avevano segnalato il fatto che soprattutto i fai da te, scendendo sotto bordo, andavano in città liberamente anche a piedi a fare un giro e trovavano i negozi chiusi. Con un coordinamento con le associazioni di categoria abbiamo avuto una ricaduta positiva sia per i turisti, che comunque trovavano i negozi aperti, sia per i negozianti, che comunque hanno registrato qualche significativa differenza sugli incassi. Bene, grazie. Solo per completare quello che diceva Nicola, credo che anche per Trieste valga lo stesso discorso, nel senso che comunque Trieste è una città che si è aperta, la cui mentalità del negoziante, delle associazioni di categoria, si è aperta maggiormente anche al turista e al crocerista solo negli ultimi anni, proprio perché vede il vantaggio di quello che potrebbe apportare, dei benefici economici che il crocerista può apportare sul territorio. Comunque si stima che di media ogni crocerista lasci su 70 euro al giorno sul territorio, e quindi far capire, appunto, coinvolgere le associazioni di categorie e commercianti in questo senso, per capire loro come stanno già andando verso questa direzione, che può andare a vantaggio anche di un'economia locale, sicuramente la strada perseguibile, la strada giusta.
Poi, oltre ai passeggeri, come è stato evidenziato in più di uno dei focus group, c'è anche gli equipaggi. L'equipaggio. Loro, una parte degli equipaggi sbarcano, vanno a fare acquisti o vanno dal barbiere, dal parrucchiere, quindi hanno anche loro modo di contribuire all'economia locale. Ecco, poi su un po' la differenziazione del tipo di passeggeri, perché abbiamo visto nel corso del progetto che la nazionalità incide molto sui comportamenti, sia in termini di mobilità. I paesi nordici sono più propensi, del nord Europa sono più propensi alla mobilità attiva, sia per loro muoversi in città in bicicletta normale, mentre gli italiani o i nordamericani hanno un ben diverso approccio alla mobilità. Poi un'altra questione molto rilevante che è stata sollevata è che appunto le navi da crociera spesso hanno una percentuale abbastanza significativa di passeggeri a ridotta mobilità. Quindi la questione dell'accessibilità è un aspetto fondamentale. Ecco, nei vostri piani come l'avete affrontata? Ma forse possiamo partire questa volta da Ravenna, che se ricordo bene ha previsto delle azioni specifiche. Claudio? Avevo disattivato l'audio, perdonate. Allora, noi in realtà abbiamo previsto la messa in opera di un servizio dedicato alle persone con disabilità. Adesso noi nel 97% dei bus di tratta urbana, e il collegamento con Porto Corsini prevede una tratta urbana, abbiamo la possibilità di avere mezzi con piattaforma, quindi tutti i mezzi, 97%, quindi la totalità, quasi la totalità dei mezzi. È previsto nel Low Carbon Transport Plan un servizio dedicato alle persone con mobilità ridotta. Questo consentirà di trasferire i passeggeri che ne facessero richiesta dal terminal crociere non più al luogo destinato per la salita e la discesa dei croceristi, che è Viale Farini, quindi al limite della ZTL della città storica, ma all'interno della ZTL, per poi andarli ad attendere vicino ad uno dei monumenti principali, che per noi è la Basilica di San Vitale, consentendo così un ridotto percorso che tocchi il numero maggiore di monumenti UNESCO. Noi all'interno di Ravenna ce ne sono 8, quindi con un percorso segnalato per le persone con mobilità ridotta consentiranno poi di ritornare ad un altro punto di carico del bus per poi essere trasferiti a bordo della crociera. Questo è un po' il servizio, però è un argomento che ci appassiona molto e che ho visto porre veramente con grande enfasi, con grande forza da parte di moltissime componenti sociali della società in genere, della società civile. Quindi ritengo debba essere, ma per mestiere, ma anche perché è giusto che sia così, uno degli argomenti che vadano posti all'attenzione del Low Carbon Transport Plan, quella della mobilità per tutti. Grazie. Qualcun altro vuole contribuire su questo punto? Io mi aggiungo solo, sì, a Livorno, da un lato c'è questi shuttle parte, credo la metà, perché poi il numero degli shuttle chiaramente è proporzionale al numero di arrivo delle navi e al numero di richiesta del tour operator, no? Per cui metà di questi shuttle sono attrezzati come pedana, come diceva prima, come si diceva prima. Poi c'è è Porto 2000 che gestisce questo servizio su anche richiesta, su anche richiesta. È evidente che il discorso dei percorsi per la mobilità, per le persone con mobilità ridotta, poi rientra nel contesto del SUMP, del PUMS. Chiaramente con un'ottica di riguardo all'analisi che abbiamo fatto rispetto ai flussi dei croceristi.
Anche per Trieste, nello specifico, non sono stati nel Low Carbon Transport Plan elaborato attraverso il progetto, non sono inserite specifiche misure per questo tipo di per appunto passeggeri con mobilità ridotta, però sicuramente è una questione che verrà affrontata, che è tuttora affrontata dal Comune di Trieste nell'elaborazione dei piani urbani, quindi sicuramente è un argomento che è sicuramente preso in considerazione in questo senso. Sì, devo dire, questo poi anche ci porta a un altro aspetto fondamentale che è magari oggetto di dibattito, che è un po' una presunta antitesi tra gli interessi dei passeggeri e dei residenti, ma poi alla fine se parliamo di accessibilità, di mobilità attiva, alla fine sia per i passeggeri che per i turisti l'importante è che il centro storico sia strutturato in maniera tale da garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta, alla fine di promuovere la mobilità attiva che sia pedonale, turistica. A livello poi di locations, noi andiamo a intervenire sulla connessione, soprattutto tra il terminal, il crociera e il centro città. Poi è importante che la città sia già attrezzata e non è solo una questione di passeggeri o di turisti, è proprio una questione di impostazione che poi quando parliamo di passeggeri di navi di crociera è importante molto su questo aspetto il terminal crociere, perché abbiamo visto il caso di Trieste è sostanzialmente in centro, se penso alle altre città partner, sicuramente il caso di Malaga e di Lisbona. Abbiamo invece il caso di Livorno, e correggimi Giorgio se sbaglio, dove teoricamente è vicino perché siamo a un chilometro e mezzo in linea d'aria, però trovandosi all'interno di un porto commerciale, l'uscita autonoma a piedi o a ciclabili, infatti citavi l'importanza di creare una safety car che guidasse la comitiva di ciclisti, rende di fatto questa distanza nominalmente corta quasi insormontabile con la necessità di shuttle bus, per cui ben venga l'arrivo del nuovo terminal crociere. Ecco, siamo andati ampiamente oltre rispetto ai tempi previsti, quindi vi faccio un'ultima domanda con poi un ultimo giro di tavola con una domanda e un vostro eventuale commento finale a ciascuno di voi. La domanda ulteriore, che è un altro dei temi caldi venuti fuori durante il corso del progetto, è quello della mobilità ciclabile. Allora, sappiamo che ci sono delle crociere che vengono da paesi a forte tendenza ciclabile, che vengono con le proprie bici, ma poi più o meno tutti hanno intenzione di promuovere l'utilizzo della bicicletta. Confrontandoci anche con altre città che non sono partner del progetto, non sempre l'iniziativa ha avuto successo, le variabili sono molte, si collega molto a come il terminal è collegato col centro città, quindi col fatto che ci sia un percorso ciclabile, e da altri fattori. Per cui, ecco, vi invito a un ultimo giro di tavolo con una risposta su questo aspetto della mobilità ciclabile e su un vostro eventuale commento finale. Da chi partiamo? Nicola, inizi tu. Va bene, grazie. Allora, tempi, informazioni, rete a disposizione. Tempi, bisogna considerare i tempi che hanno a disposizione i crocieristi, non sono sempre infiniti, devono essere consapevoli, di ciò che hanno a disposizione appena scendono a terra, sapere che c'è a disposizione una flotta, piccola o grande che sia, di biciclette che potrebbero essere a pedalata assistita nel caso di percorsi ovviamente più lunghi, così come a pedalata muscolare nel caso di percorsi nelle immediate vicinanze. Mettere a disposizione loro le informazioni, dicevo, quindi dai tempi passiamo alle informazioni, tutte le informazioni necessarie. Uno non può
scendere a terra, avere a disposizione una bicicletta e non sapere dove andare. Bisogna mettere a disposizione loro tutte le informazioni possibili perché possono fare anche un breve tragitto, magari in un luogo ambientalmente e paesaggisticamente di rilievo, come ne abbiamo tanti noi, ma come tutti noi ne abbiamo in Italia, e quindi dargli tutte le informazioni possibili che siano facilmente reperibili e immediatamente diciamo consultabili. Infine la rete dei percorsi che si mette a loro disposizione con un wayfinding dedicato. Ribadisco, la facilità di uso della bicicletta e del percorso è la chiave del successo per uno spostamento in un tempo breve, che è quello che hanno a disposizione molti dei crocieristi che arrivano nelle nostre città, perché quelli che fanno il fai da te, come diceva prima Giorgio, e quindi scendono andando un po' a braccio, no? Il turista fai da te, o hanno un'informazione veloce, immediata, smart, oppure la bicicletta la lasciano nella rastrelliera. Grazie. Giorgio? Sì, ci sono due, anche nella presentazione forse sono andato veloce. Allora, la situazione attuale è che si fanno queste carovane, vengano fatte, no? La situazione attuale è che escono 100 o 200 ciclisti delle volte e due o tre carovane li portano. La situazione futura, essendo un... Chiaramente qui faccio un'ipotesi che dovrebbe essere più interessata, non so, la Port Authority, come abbiamo detto, però dalla nostra ricerca è che sicuramente con il nuovo terminal di cui accennavi anche te, Fabio, e come diceva Nicola, con un'informazione tempestiva e tutto, di lì possiamo pensare e attivare già da lì offerte di biciclette, chiaramente con l'inizio della pista ciclabile. Ora, la nuova stazione marittima poi alla fine avrà un sovrappasso e arrivano dentro il cuore della città vecchia. Questo uguale con l'arrivo invece nel medio termine, con l'arrivo al punto d'attracco, quello che dicevamo prima, dove sicuramente deve essere pubblicizzata e l'offerta delle biciclette a partire anche dalle piste ciclabili. Devo dire che Livorno è una città, come molte altre città, che negli ultimi anni ha fatto un investimento, per cui piste ciclabili ce ne sono, cioè sia andando lungomare sia all'interno della città. Quello che vedo un po' più complesso, è il discorso, quello che si diceva prima, l'arrivo di crocieristi già con la bicicletta. Essendo un porto dedicato a soprattutto merci, ferri e poi crociere, non credo che sia di facile soluzione. All'interno, all'esterno, al primo livello di entrata nella città, è chiaro che anche come azioni l'avevamo previste. Ok, benissimo. Grazie Giorgio. Infine, in chiusura Stefania. Sì, no, agganciandomi a quello che diceva Nicola, appunto credo che l'informazione che viene dal crocierista sia fondamentale per il crocierista che decide di scegliere la bicicletta, che sia bicicletta tradizionale o e-bike, deve essere consapevole di quanto lungo sarà quel percorso, di quanto tempo gli porterà via, e quindi questo è molto importante, l'offerta di questi, per esempio, itinerari tematici che si è pensato di offrire al turista, al crocierista, quindi dedicati proprio per questa tipologia di turista, che appunto è un turista, ma un turista comunque diverso secondo la nostra opinione, e quindi anche percorsi creati ad hoc che rendano noto, rendano con un'informazione che sia accessibile in toto. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la città di Trieste, penso che è una città che per vari motivi, varie variabili, anche per l'orografia, insomma, del territorio, sia una città che si è avvicinata tardi a un certo tipo anche di mentalità, quindi
è tutto nuovo e vedremo che percorso, che strada prenderà appunto questo nuovo servizio di bike sharing, ma appunto l'importanza anche di, oltre dell'implementazione fisica delle stazioni, è di ragionare su dei percorsi che siano effettivamente smart, intelligenti e quindi accessibili ai cittadini così come ai turisti. Bene, grazie. Allora, ci aspettano un futuro interessante, ricco di novità in tutte le città partner di progetto e spero anche partner che si sono aggiunte dopo, come Livorno e le altre, per cui seguiremo con interesse gli sviluppi. Ringrazio a proposito di seguire con interesse il nostro pubblico che ci ha seguito. Chi si è connesso tardi, magari ha perso una parte del webinar, potrà rivederlo in differita. Come detto, tutti i materiali relativi al progetto possono essere scaricati dal sito web del progetto e se avete ulteriori richieste potete contattarci, ci sono tutti i contatti e saremo felici di darvi tutte le informazioni. Per cui grazie dell'interesse. Grazie ai relatori per il loro contributo attivo e per aver condiviso l'esperienza maturata con tutti e quindi vi auguro una buona giornata. Grazie mille a tutti, Grazie a arrivederci. voi, arrivederci.